Poco dopo queste riprese, la salute di Stan peggiora. A febbraio gli venne il raffreddore. Pensavamo fosse un'influenza. E fu molto veloce. Nei suoi ultimi giorni, Stan è costretto a rimanere a letto, accudito da Ida e da un'infermiera. Mentre l'infermiera preparava un'iniezione, Stan le disse: «Come vorrei sciare adesso?» E l'infermiera: «Oh, non sapevo che sciasse!» E lui rispose: «Io non scio, ma preferirei sciare piuttosto che farmi fare un'iniezione.» Qualche giorno dopo, il 23 febbraio 1965, Stan muore per un attacco cardiaco. Viveva per la commedia. Credeva molto nelle risate. Direi che era un uomo introspettivo che sapeva vedere l'umorismo in ogni cosa. Mi manca molto, mi manca quello che imparavo. Egoisticamente sento un vuoto. Avrei voluto che restasse qui per sempre. Credo che lui dovesse essere eletto alla vita eterna. Dovevano concederglielo. Stan Laurel viene sepolto al Forest Lawn Memorial Cemetery di Hollywood. Questi sono filmati inediti. Oltre alla sua famiglia, ci sono molte celebrità, amici e compagni. Una volta Stan disse: «Se qualcuno avrà la faccia triste al mio funerale, non gli rivolgerò più la parola.»